Giurano in nome di questi ragazzi che sono appena morti. Giurano di difendere la nostra terra perché il loro sacrificio non sia vano. For nothing. Who can close the eyes? Come fa il mondo a chiudere gli occhi davanti a una scena simile? Ogni giorno seppelliamo 10 dei nostri ragazzi, 10 bare al giorno. Sono 11 caduti che abbiamo seppellito oggi, 9 uomini e 2 donne, tutti giovanissimi, tra i 20 e i 30 anni. Al momento il numero dei nostri martiri supera quota 100, ma non abbiamo notizie certe. La gente che sta qui ha voluto rendere omaggio al loro sacrificio e li ricorderà sempre. Sono i curdi per ora, solo i curdi a morire per Kobane, la città siriana al confine turco diventata ormai il simbolo della guerra contro l'ISIS. Oggi 10 ottobre sono 25 i giorni dell'assedio e la città resiste ai miliziani jihadisti, anche se il suo tributo di sangue a questa guerra che in realtà dovrebbe riguardare tutti, anche noi occidentali, cresce di giorno in giorno. Kobane è un simbolo per tutto il popolo curdo sparso nel Medio Oriente, il simbolo della nostra autonomia che almeno in Siria era stata finalmente raggiunta dopo una lunga battaglia. Per questo motivo difenderemo Kobane a prezzo della nostra vita. Io e la morte siamo amici, te l'ho già spiegato. Lo so che quelli dell'ISIS fanno cose terribili, ma non ho paura. Non ho paura né dell'ISIS né di altro. Lei si chiama Viam ed è una maestra curdo-siriana balzata agli onori della cronaca 2 anni fa, quando, videomaker per necessità più che per scelta, volle documentare il lungo assedio della città di Homs ad opera del regime di Bashar al-Assad. Ne venne fuori un film proiettato al Festival di Cannes fra mille applausi bagnati dalle lacrime di Viam, che oggi piange ancora perché Kobane rischia di fare la fine di Homs. Dovunque ci sia gente che soffre, io voglio esserci. Non riesco a fare altrimenti. Per questo sono qui oggi e per questo sono rimasta a Kobane fino a 2 giorni fa. Sei stata a Kobane? Sì, sono appena arrivata qui in Turchia. La situazione di là si era fatta troppo pericolosa e i miei amici hanno preferito che venissi da questa parte del confine. Kobane è qui a meno di 1 chilometro e, come potete sentire, si spara anche oggi, soprattutto nei quartieri a est e a sud della città. È come stare al cinema, un cinema all'aperto e gratuito, con un enorme maxischermo naturale piazzato lì davanti agli occhi che proietta giorno e notte le immagini della battaglia in corso. Ad assistere, noi giornalisti ovviamente, ma anche molti cittadini di Kobane costretti ad abbandonare la città e tantissimi curdi turchi che sono qui per esprimere la loro solidarietà. Stanno massacrando i nostri fratelli e nessuno muove un dito. Molti di noi, uomini e donne, vorrebbero andare di là a combattere, ma i turchi non ci lasciano passare. È uno scandalo. Anche questi 2 ragazzi guardano il maxischermo che ci sta davanti, ma per altri motivi. Sono infatti 2 miliziani dello UPG, le milizie curdo-siriane,
riparati qui in Turchia per respirare un attimo prima di rituffarsi di là a Kobane in mezzo ai combattimenti. Siamo tornati qualche giorno fa per riabbracciare un attimo le nostre famiglie, che non vedevamo da più di un mese. Non possiamo rientrare a Kobane oggi, la battaglia è troppo caotica, sarebbe rischioso. La situazione è difficile, è vero, perché quelli dell'ISIS sono in tanti, hanno i carri armati, l'artiglieria. Noi no, solo fucili e qualche RPG. Ma è la nostra città e la difenderemo fino alla morte. Kobane non può cadere. Kobane non può cadere. Dopo 25 giorni di assedio, a Kobane si combatte ormai casa per casa. E le uniche immagini che arrivano sono quelle riprese dagli stessi combattenti, un tributo alla propaganda più che alla cronaca. Che serve però a tener su il morale dei profughi, quasi 100.000 ormai, che da settimane se ne stanno ammassati a Suruç, in territorio turco, senza sapere se riusciranno mai a tornare nelle loro case. Non potevo restare, non ho più l'età per combattere. Ho preferito portare al sicuro mia moglie e tutte le donne e i bambini. È stata la prima volta che lasciavo la mia casa di famiglia. In 58 anni non ero mai uscito da Kobane. Ghazi è scappato una settimana fa. Ha lasciato a Kobane a combattere un figlio e uno sciame di nipoti, ma non li sente ormai da diversi giorni e né lui né suo fratello sono tranquilli. Non si riesce più a parlare con Kobane, hanno i telefoni scarichi e in molti quartieri non c'è più elettricità, le uniche notizie ce le dà la televisione. Quello che fa rabbia è che 10.000 soldati e decine di carri armati turchi sono ammassati qui alla frontiera, ma si limitano a fermare noi giornalisti e a bloccare con i lacrimogeni le migliaia di curdi che vorrebbero andare di là a combattere con i loro fratelli siriani. Sono stato fortunato, è solo un ematoma, nulla di serio. Fa male di più l'idea che siamo costretti all'inazione, che non possiamo far nulla per i nostri fratelli che muoiono. È un paradosso, ma nemmeno morire per Kobane è facile. E questo per il fatto che i curdi, da sempre, sono una spina nel fianco della Turchia. Dar loro troppo spazio nella guerra contro l'ISIS rischia di togliere il sonno e mettere a repentaglio i sogni di Recep Erdogan, il leader turco con ambizioni da neocalifo ottomano. E allora meglio non aiutare i curdi più di tanto, potrebbero approfittarne. La Turchia vorrebbe creare una zona a cuscinetto all'interno della Siria e mandare i suoi soldati a controllarla. Noi diciamo invece, aprite la frontiera, lasciate passare i nostri combattenti e dateci più armi. Kobane è terra curda. Nessuno lo dice, ma per ora questa coalizione internazionale messa in piedi per contrastare l'ISIS fa acqua da tutte le parti. Troppe le ambiguità, troppi i silenzi e troppi i veti incrociati. E intanto a Kobane si continua a morire.